Sono con Mario Cambiaggio, direttore del Twiga, e qui con me Lorenzo, ristorante da Giannino a Milano. Siamo noi. Allora, parliamo cipollini. Allora, innanzitutto parliamo del Twiga. Com'è andata l'estate del Twiga? Siamo ancora. È stata una bella estate, abbiamo ancora qualche giorno, ma possiamo cominciare già, non dico a fare i bilanci, ma quasi. Direi che ci ha dato una mano il tempo, non ha piovuto, abbiamo avuto la possibilità di lavorare sempre con ottima atmosfera, sia di meteorologica che di gente. Poi l'abbiamo ripresentata nella nuova veste, abbiamo fatto una grande ristrutturazione e direi che non possiamo che essere contenti. Serate stupende come queste, veramente favolose. Sì, diciamo che c'è stata una bella programmazione, le serate con Umberto sono state dei bellissimi appuntamenti, però abbiamo avuto anche date importanti, Brett Sinclair, Solomon, abbiamo avuto veramente dei grandi ospiti, abbiamo avuto una estate impegnativa ma di soddisfazione. Allora Lorenzo, tu praticamente il Twiga proprio è casa. Ormai il Twiga mi è entrato nel cuore. Infatti guarda, io ti dico la verità, quando mi hanno proposto questa operazione ero un po' titubante, non lo so, però ne parlavo prima con Mario che la rifarei domani mattina. Ho trovato oltre un bel ambiente lavorativo, abbiamo fatto cose belle, ho trovato un'atmosfera bella a livello di persone, energia, infatti quello che diceva Mario secondo me è stato un grande risultato grazie alla sinergia delle persone, infatti secondo me siamo riusciti a raggiungere tanti risultati grazie a questo. Diciamo qualcosa anche del ristorante da Giannino a Milano. Il ristorante Giannino, come tutti sanno, è un polo milanista, infatti quest'anno è stata la guerra Milano, poi abbiamo Mario che è romano, infatti abbiamo avuto una guerra Milano-Roma, ma come al solito il Milan vince, dunque non c'è storia. Sì, hai capito. Detto da una juventina poi. Ai, allora ci mettiamo in mezzo a questo punto. Siamo a posto.